Signore e signori, buonasera e benvenuti qui alla UM, alla parola italiana della UM. Allora, quattro gocce contate di pioggia ha fatto sì che la gente stia a casa o non lo so. Quindi, ma questa pigrizia non è dovuta alla pioggia, è una pigrizia mentale, vero Franco? Quindi il sapere di riuscire, magari se c'è la partita del Pescara o una sagra, pure pure, vero? Allora io casualmente ti dico questa cosa perché per chi mi conosce ormai da 23 anni c'è questo festival, sa che ogni concerto faccio qualche battuta. Mi piacerebbe renderla pubblica, anche se comunque Giancarlo fa il suo lavoro, che adesso dico. Io abito a Montesilvano, ho la casa e la scuola di musica. Vicino a me c'è Porto Allegro, che è un grande centro di intrattenimento. La signora mette la mano nei capelli, io pure. E non l'altra sera, ieri sera sono andata a fare della spesa e c'era una nuvola vincente. Ho detto, ma pensavo che c'era qualche prima di cinematografica, in realtà c'era la corrida, una corrida di livello, ma neanche di corrida, proprio sottomatoriale, e c'era delle famiglie che facevano a cazzotti per le sedie, capito? Ciò che venissero ripresi i parenti e i nipoti. Quindi la corrida, ma neanche stile Corrado, peggio. Quindi il discorso che io facevo 20 anni fa già del degrado culturale, che molti mi dicevano, ma vedrai che c'è una ripresa, la ripresa non c'è, cioè sta proprio scemando. Questo poi c'è il contrappasso, come ci ha insegnato Dante Alighieri, dalle stalle alle stelle. Questa sera abbiamo piacere e l'onore anche di ascoltare la musica con la M maiuscola. Non è comune ascoltare in una sera, soprattutto d'estate, la musica di Mozart, così come la musica di Beethoven, di Chopin, di Liszt, che abbiamo ascoltato le altre sere, e soprattutto eseguita da giovani. Soprattutto eseguito da giovani che si impegnano almeno un terzo della giornata, perché un terzo della giornata dovremmo dormire, è vero Gaia, se mi amici dovremmo. Un terzo della giornata abbiamo le attività biologiche e un terzo della giornata, insomma, ci dovrebbe essere anche il riposo e una vita sociale. No, il musicista, la vita sociale significa studiare la musica, il riposo significa studiare la musica, il lavoro significa studiare la musica, la vita significa studiare la musica. Però la soddisfazione di interagire con il pubblico poi ha un valore infinito. E io organizzo questa manifestazione. Io avrei dovuto smetterla 4-5 anni fa perché i contributi sono stati resi zero in Abruzzo, in tutte le associazioni culturali, ma io ho continuato perché ho avuto le richieste da parte di questi giovani di continuo. E quindi il mio impegno morale, proprio sotto il profilo intellettuale, è giusto che loro possano ancora il pubblico, e io ringrazio veramente ogni volta, ma ogni volta fa un sacrificio venire qui Giancarlo Ranieri, perché questo ragazzo tutti i concerti li riprende in modo anche dettagliato, perché fai anche molte fotografie e li posta in YouTube con il canale Musicarte, che è ideato lui. Quindi se questa sera una cinquantina di persone, poco meno e poco più, e
saremmo decuplicati in modo esponenziale grazie alla tua ripresa. E questa cosa, questa azione ha un valore. Oggi si conosce il prezzo delle cose, ma non si conosce il valore, come dice Oscar Wilde. Quindi grazie ancora tanto per questa opera di diffusione. Allora, questa sera gli artisti, come dico sempre che sono artisti abruzzesi, fanno parte del Conservatorio di Teramo, Istituto Musicale Braga, che è diventato conservatorio. Io amo tantissimo il Braga perché ogni anno quei pochissimissimi allievi che si impegnano molto e credono nell'arte e nella musica, io faccio svolgere loro gli esami ministeriali a Teramo, perché lo considero un conservatorio ancora molto serio. Quest'anno c'è la mia allieva Giusi che farà l'esame fra un mesetto circa, così come Gaia Ciferni nel passato ha fatto tanti esami, te ne manca uno solo, quello finale. E oggi finalmente è stata riconosciuta anche il vecchio diploma di conservatorio con una laurea e quindi con il dottorato a tutti gli effetti. Allora, ascolteremo nella prima parte, vi dico prima il brano, è di Wolfgang Amadeus Mozart, il quartetto in sol minore KV 478, per pianoforte e archi. Questo quartetto è formato da tre tempi, allegro, andante e allegro, ed eseguito dal quartetto Dante. Adesso mi spiegate perché Dante, forse perché il contrappasso, come? No. Allora, presento gli strumentisti. Francesca Rienzi, violino. Thank you.
Thank you.
Ce lo dirai la prossima volta? No. Ok, prego. Una scusa.
deve farci richiamare. Male, l'ho detto proprio un po' cazzo. No, è che io sono un po' preoccupata in questo momento. Ma il calcio è ricominciato. Le partite. Vabbè, almeno finisci, ce ne frega proprio. No, speriamo che non coincidano le date del prossimo concerto con la partita e pescare, perché qua chiudono tutto. Vi ricordate quella volta con la partita? Ha giocato ieri. No, le prossime partite. Qua non è che chiudono una strada, chiudono tutta la città, cioè. No, qua veramente, se gioco. Cioè, per pescare è proprio una linea nazionale, no, con chi ami concerti, cioè, veramente. Allora, intanto il prossimo concerto io ho dovuto sostituire un coro perché il maestro Di Muzio è partito in Giappone per fare un concorso, ma è partito con senza alcuna illusione. Lui è un tenore, il direttore del coro delle Mille d'Ortona, e pare che ha vinto questo concorso e quindi è rimasto in Giappone a fare una parte in un'opera, non mi ricordo quale, quindi non voglio dire, non voglio sbagliare. E quindi il coro c'è, ma è senza direttore, il coro senza direttore non è voluto venire, e quindi ho sostituito un coro e una puntata, diciamo puntata, una giornata, è l'unico concerto di musica popolare, quindi chi ama, prima parlavamo delle radici dell'Abruzzo, qui ci sono dei signori di Roma, sei di Roma? Ascolterà, se viene, le canzoni popolari abruzzesi che ricordano le montagne, il mare, la signora con la conca che va a prendere l'acqua alla fontana come una volta, la transumanza, eccetera, eccetera. Quindi, viva l'Italia, ma anche viva l'Abruzzo, ma viva tutto il mondo, ma ricorderemo con il concerto del 30. Invece il 31 torniamo con la musica da camera, con flauto e pianoforte, poi il 2 settembre c'è un concerto veramente eccezionale, perché il maestro Leontino Iezzi è il top attualmente come clarinettista e verrà con un quartetto pure di nuovo di clarinetti. Allora, durante la seconda parte, speriamo che non sono le partite, in forte. No, allora io tengo te come informatore delle partite del Pescara, perché altrimenti, non lo so, faremo una marcia, tanto ha piovuto oggi, pare che non piove più quest'estate, proprio oggi voglio parlare di partite. Scusate, metto l'occhiale perché. Allora. Durante la seconda parte ascolteremo di Smetana, c'è chi dice Smetana, ma è Smetana, From My Life, il quartetto numero uno. Questo quartetto è a quattro tempi, allegro appassionato, allegro alla polca, allegro alla polca, lento sostenuto e poi vivace. Allora, quartetto Agamennone, che non ci vogliono dire il motivo di questo nome, però vabbè, poi gli artisti hanno tutti scongiunti, segreti, le cose, è vero, c'è chi fa. Io ho detto, addirittura di una delle più grandi pianiste al mondo, Marta Argerich, sappiamo, no? Che lei si mangia come scaramanzia, due mandarini prima di suonare. Che dici che devi sentire l'odore del mandarino mentre suona, cioè, e poi